Bella a tutti i miei slimes qui al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Bene di Plug. Rapper napoletano classe 2006 che io non conoscevo minimamente. Ho fatto una piccola ricerca adesso, quindi 06 quanti cazzo di anni sono? Io sono 99, ho 23 anni, quindi 06, 99 sono 7 anni, ne 16? 16 anni, porco due, giovanissimo veramente. Tra l'altro ho visto anche che sta sotto Sony, è uscito questo singolo che appunto si chiama Bene. Ho visto che è stato anche repostato da rapper napoletani, diciamo già molto affermati, come per esempio Joliet. Quindi sicuramente questo già mi dà un'idea che dietro questo ragazzo comunque c'è già un bel team di persone molto attive che insomma ci sta puntando. Per il resto non so dirvi altro sinceramente, quindi mi ascolterei subito il pezzo in modo tale da parlarne insomma dopo. Come al solito vi ricordo, prima di cominciare, di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale qualora non lo foste. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, mi raccomando il profilo TikTok, il gruppo Telegram in cui mi piacerebbe se voi entraste, una piccola community in cui parliamo di musica. E detto questo, direi che possiamo anche cominciare. Ok. Ok. Ora che ci hanno tolto la voglia di vivere, vivere. Bella la produzione. Ok. Molto pop. Non aveva il senso del pericolo, ma io non posso stare fermo, fermo il mondo. Non ho esitato di sta vita nemmeno un secondo. Parte un coro dal quartiere e suonerà tipo un calcio, tipo un calcio. Il ritornello è una hit. Va bene? Posso essere sincero, mi è piaciuta nonostante è totalmente diversa da quello che in genere ascolto, anche perché secondo me lui, diciamo che forse più che centrare qualcosa col rap, nonostante le strofe sono rappate, ma ora analizzeremo tutto, mi sembra più un pezzo pop e secondo me in questo è riuscito un sacco, perché cosa vuole essere? Secondo me vuole essere una hit estiva, quindi la prima cosa per essere una hit, qual è il primo criterio, insomma il primo fondamentale requisito, il fatto che ti entra in testa. E questa ti entra in testa di brutto, soprattutto il ritornello che è fatto molto bene, ma in generale è curata tutta la canzone proprio già a livello della produzione, perché comunque man mano che poi le strofe passano e arriva il ritornello, il beat si movimenta sempre di più. Quindi come ho detto prima, si vede che dietro questo ragazzo c'è un team che insomma ci sta lavorando e secondo me questa canzone è una prova. La cosa assurda è che lui ha solo 15-16 anni, perché comunque sembra quasi che abbia già una direzione artistica molto molto precisa, sa già quello che sta facendo e ancora una volta in questo le persone che gli stanno vicino secondo me lo stanno aiutando tanto. Però che dire, alla fine a livello di testo e di come ha rappato proprio nelle strofe, ha rappato bene. Per carità, è normale che un ragazzo di 15-16 anni non può nemmeno parlare di chissà quali cose, è un testo molto semplice che magari va anche a riflettere su quello che può essere la sua vita, però è scritto bene, ripeto, sempre tenendo conto di tutto. E poi arriva il ritornello che ti prende un sacco, e secondo me quello è fatto veramente bene, perché ti entra subito in testa, suona bene, la produzione accompagna il tutto, cioè secondo me questa a livello di pop, a livello di quello che vuole essere, è una hit. Poi un po' come suggerisce anche il titolo, Bene, è un po' una presa bene, nel senso che comunque una canzone dalle vibes appunto molto estive, molto felici, e quindi quando l'ascolti diciamo che in un certo senso ti fa prendere bene pure a te ascoltatore. Tra l'altro vedevo nel canvas di Spotify che, cioè, secondo me uscirà un video per forza, ma perché anche una canzone del genere ha proprio bisogno di un video per rendere ancora di più, ma ho visto appunto che nel canvas c'erano delle riprese. Poi secondo me la cosa più assurda è ancora una volta il fatto che questo ragazzo abbia 15-16 anni, ma perché se a 15-16 anni tu già sai rappare, sai cantare, sai scrivere, hai una direzione così precisa di quello che stai facendo, vuol dire che tu da ora in poi, con gli anni che passano, puoi solo migliorare, cioè almeno che non succeda qualcosa, tu hai solo da imparare. Poi io non ho ascoltato le sue vecchie canzoni o comunque le altre che ha fatto, quindi non vi so dire se magari insomma effettivamente lui strizza l'occhio al pop o questa canzone è solo un esempio. Detto sinceramente non ho critiche da fare, perché cioè che cazzo gli vuoi dire? Letteralmente, che cazzo gli vuoi dire? Quindi non mi resta che chiedervi voi cosa ne pensate di questa Bene di Plug, se conoscevate già lui come artista, non lo so, ditemi un po' tutto quello che pensate qui sotto nei commenti che vi leggo tutti. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale e se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni reaction, ogni video che esce. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, le mie playlist e tutti i link utili, cioè per esempio voi mi spesso
adesso mi scrivete quale canzone ho usato nell'intro, quale canzone ho usato sottofondo del video, la trovate sempre in descrizione, quindi io vi consiglio di aprirla a prescindere quella pagina. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, e noi ci vediamo ad un prossimo Slat.